un euro al giorno. Lascia la tua auto al multipiano di via Trentini e spendi solo un euro al giorno. Un parcheggio a due passi dal centro di Varese, comodo anche per chi prende il treno. Un servizio offerto da Provincia di Varese. La Pallacanestro Varese torna in A1, portando in campo una squadra giovane e motivata. A pochi giorni dall'inizio del campionato, la formazione della Cimberio è stata presentata ufficialmente a Villa Recalcati, cuore sportivo della provincia. Accanto alla squadra tutto il territorio, pronto a condividere le grandi sfide di un team che ha fatto e che continuerà a fare la storia del basket. Torniamo dopo un anno, diciamo, di gioia, dove sul campo ci siamo meritati e costruiti questa promozione. Quindi sicuramente è un onore e un regalo per tutti i tifosi che ci hanno seguiti e quali meritavano di ritornare nella massima serie. Un ritorno atteso da tutta la città, da tutto il territorio della provincia, perché anche se a Varese ovviamente ci sono praticamente tutti gli sport e moltissimi sono ad alto livello, indiscutibilmente la pallacanestro riveste un po' nella tradizione, un po' nel cuore dei cittadini e dei tifosi un posto particolare. Quindi è stata una bella occasione qui a Villa Recalcati, quindi nel palazzo della provincia, quindi nel palazzo di tutti i cittadini della provincia di Varese, che ci sia stata appunto la presentazione del nuovo campionato, della nuova squadra, degli sponsor, e quindi questo ritorno in A1 della squadra di pallacanestro di Varese ci auguriamo tutti sia, come dire, di buon auspicio per la pallacanestro e per i risultati che potrà ottenere, e un po', diciamo, per tutta la città, per tutto il territorio, che questo simbolico ritorno nella massima serie sia, come dire, l'inizio di ripresa di un po' tutte le attività con cui hanno a che fare i nostri cittadini. È stata una stagione divertente, non facile, però sicuramente che ci ha dato grandissime soddisfazioni, quella dell'anno scorso. Ci ha permesso di tornare in gran carriera in Serie A e siamo pronti a tornare alle sfide della Serie A. Non sarà facile, sarà una stagione veramente impegnativa, ma noi la immaginiamo in crescendo, perché comunque vogliamo partire da un punto, ma cominciare a salire, perché abbiamo tanti giovani che possono esprimersi bene anche in Serie A, tante nuove proposte, e cercheremo di arrivare veramente più forti possibile a fine campionato. Gruppo confermato dello scorso anno, perché io penso che alla base di tutto, in uno sport di squadra come la pallacanestro, ci debba essere il gruppo, un gruppo che lavora, che sta bene nello spogliatoio e fuori dallo spogliatoio, e che si debba partire poi da lì nella costruzione di una squadra. Abbiamo anche tanti giovani, come è successo lo scorso anno, che avranno la possibilità di avere una chance nel farsi vedere, nel lavorare seriamente e quindi di crescere durante tutto l'arco del campionato. La nostra speranza è anche che questa crescita ci porti in qualcosa in più durante il cammino e ci dia la possibilità di diventare sempre più forti, però senza pressione, senza dover costringere questi giovani a fare il passo più lungo della gamba. Siamo consapevoli che sarà un campionato difficile, il nostro obiettivo è quello di salvarci il più presto possibile per poi magari prendere di mira qualche altro traguardo magari più prestigioso, però il tutto con molta umiltà e serenità. Sono una tifosa di basket e mi piace essere presente anche in queste occasioni. Poi vabbè, sono testimone della provincia di Varese, dunque anche è giusto che sia presente come testimonial. Poi sono reduce da una grande settimana a Mendrisio, ho vinto queste due medaglie, e quando si parla di sport e si ama lo sport è bello esserci.